Adrian. Adrian. Sì, sono qua. Ciao. Ciao. Io vado a scuola. Così vai a trovare le tue amichette. Lo sai che non sono le mie amichette. Bene, allora dimmi una cosa. Se non sono le tue amichette, perché credi a loro e ti arrabbi con me? Dimmelo. Io non credo a loro, io ti ho visto. Un'altra volta. Oddio, Dio, Dio. Isabel, ti ho già detto che cosa è successo, te l'ho spiegato mille volte. No, per me puoi continuare a ripeterlo fino al giorno del giudizio universale. Io non ti credo. Va bene, aspetta. Non ti rendi conto che stai facendo il loro gioco e che le tue amichette si stanno divertendo alle nostre spalle? No, ridono soltanto di me, perché tu mi hai fatto fare la figura dell'idiota. Oh, ma che ho fatto? Che colpa ne ho? Mi si è buttata addosso, che cosa potevo fare? Oh, poverino, sei rimasto fermo e non hai potuto fare niente, vero? Senti, non hai pensato che quello che è successo a me poteva succedere anche a te? Oh, sicuro, perché se tu mi trovi a baciare un altro, rimani lì tranquillo e non fai niente. Guarda, se vedo qualcuno metterti le mani addosso, io non gli dico niente, io quello lo ammazzo. Ma a te che cosa potrei dire? Bene, allora faremo così. Il giorno che potrò dimenticare quello che è successo, la finisco e tutto tra noi ritornerà come prima, va bene? E quando dimenticherai? Tra 50 anni dimenticherò. Isabel, non ti sembra che sia un po' troppo tardi fra 50 anni? Isabel! Arrivederci. Sì, piano. Arrivederci. Bene, ne stiamo approfittando, Alina? Fare lo scemo, non vedi che lo sto aiutando? Ah sì? E allora dopo puoi aiutare anche me? Vedremo. Adrian, non sei molto spiritoso, sai. Ehi, ragazzi, ma che cosa avete? Il mio giorno fortunato, oggi? Oh, sai, forse mi ha fatto bene prendere un po' d'aria. Ma certo. Su, avanti, lasciami sedere un po'. Sono sicura che ti fa bene stare all'aria aperta. Era da tanto tempo che non uscivi più. Sai che cosa faremo? Tutti i pomeriggi e tutte le mattine noi due ce ne andremo a camminare un po'. Ogni giorno faremo una passeggiata un po' più lunga. Alina, io ti ringrazio molto, ma non voglio che tu passi la vita a pensare a me. Non sono mica un derelitto. No, ma tu lo sai, Miguel Angel, che io lo faccio con molto piacere, no? E poi non devi fare tanto il malattino. Stai già abbastanza bene. Quello che devi fare adesso è lavorare. Immagino che anche per te sia importante avere la mente occupata. Hai indovinato. Ah, vedi come ti conosco. Sai che cosa faccio? Andrò di là e ti porterò una bella tazza di tè. Ma non chiedermi altro, perché dopo dovrò mettermi alla cassa. A più tardi. Sorellina. Cosa c'è? Ehi, ma che cos'hai? Mi sono dimenticata la cartella. Che cos'hai? Di là. Vieni qui, avanti. Sei uscita salutando in un modo, ma che succede? Succede che io non me la vedo proprio una Alina tanto buona e con tanti sorrisetti, lo sai? Sarà meglio parlarne con Serisola, è vero o no? Certo, sì. Ah, e poi tutto questo. Ma dico, questo è un negozio o che cos'è? Sembra che vogliano trasformarlo in una boutique, io non lo so. E che cosa c'è di male, me lo vuoi dire? Buongiorno. Scusate, ragazze, ma vedete, arrivo dalla banca e volevo parlare con la signora Nora. Lei sa che per andare nell'ufficio della signora Nora non si passa di qua? Già, è vero. Vado subito nel suo ufficio, scusate. Arrivederci. Scusa, Rita. Perché gli hai detto arrivederci? Come perché? Adesso noi saliamo e lo rivediamo. Quindi arrivederci. Dobbiamo salire. Lei è salita. E correndo. Tu cosa ne pensi di questo, Serisola? No, senta, mi ascolti, no, io voglio quel disegno in esclusiva, è molto importante. Oh, no, assolutamente, niente assegni, io pago a 30 giorni data fattura e voglio tutta la sua produzione, avanti. Oh, sì, va bene, d'accordo, non c'è nessun problema. Se lei non può, io comprerò dalla concorrenza che mi darà queste facilitazioni.
Ah, va bene, sì. Sì, allora l'aspetto qui da me per concludere l'affare. Venga pure quando vuole. Grazie. Grazie, molto gentile, arrivederci. Che succede, Giorgio? Arriva dalla banca? Sì, è con un'ottima notizia. Ah, sì? Ah, abbiamo ottenuto il credito. Certo, certo, e ci danno subito il 100% della cifra che abbiamo richiesto. Di modo che abbiamo il capitale per andare avanti. Ah, bene. Non mi dica che non è una buona notizia. Oh, sì, sì. Ma mi sembra che lei non sia contenta. Sì, sì, ma... ma vede, c'è una tale confusione. Io non ci capisco più niente. Con tutti questi numeri sto diventando pazza. Signora, mi scusi, io volevo ancora chiederle l'aiuto di un altro impiegato per tenere i libri contabili, così guadagneremo del tempo. Sì, va bene, non si preoccupi. La ringrazio. Ah, c'è qualcos'altro? No, no, va bene così. Ah, oh, Giorgio. Giorgio, mi perdoni, per favore, ma la verità è che io ho degli altri problemi. Problemi personali, sa. Comunque, questa è una bellissima notizia, la ringrazio. Posso esserle d'aiuto? Ecco, sono problemi personali che non hanno niente a che vedere col mio negozio e neanche con la banca. Comunque, signora, se confidarsi con me la può aiutare in qualche modo, io sono a sua disposizione. Bene, la ringrazio molto. Ma io credo che questo problema debba risolverlo da sola. Non si preoccupi, non è il caso. Sono sicura che ce la farò. Non ne dubito. Anzi, no, ce la faremo. Come no? Arrivederci. Arrivederci. Dio mio, io non so davvero... Permesso, come... signora Nora? Sì, dica. Io l'altro giorno le ho chiesto se c'era la possibilità di trasferirmi dal mio reparto. Ricorda? Sì. Bene, come sai, io sono perito aziendale e lì all'imballaggio mi sembra di essere praticamente inutile. Insomma, io posso fare altro. Si sieda, la prego, si sieda. Juan Carlos, mi perdoni, ma lei non mi è mai piaciuto. Io? E perché? Non credo di averle mai fatto niente. Sì, lo so, questo è vero. Lei non mi ha mai fatto niente, non mi ha mai mancato di rispetto, però... non ha mai dimostrato di avere un po' di iniziativa, di avere un po' di entusiasmo, un po' di entusiasmo per il lavoro. Beh, sì, forse ha ragione, ma... ma vede, ora vorrei poterle dimostrare che... io valgo di più, insomma, che ho delle capacità. E se lei me ne darà l'opportunità, io non la deluderò. Mi creda. Bene. Allora, io avrei bisogno di una persona che aiuti il nostro contabile, che tenga i libri e che faccia l'inventario, che tenga in ordine l'archivio. Io voglio darle questa opportunità. Bene, le sono molto grato. Sì, però... Juan Carlos, voglio che sia chiaro che questo sarà un periodo di prova. Perché se il contabile mi dovesse dire che il suo lavoro lascia a desiderare, io sarò costretta a sostituirla. E in tal caso, purtroppo, lei sarà licenziato. Mi ha capito? Vedrà che non ci saranno problemi, signora. Io me lo auguro. Molte grazie. Non c'è di che. Grazie ancora. Passi dall'amministratore e si metta d'accordo con lui. E dica che ha già parlato con me. Sì, certo, subito. Va bene. È un buono a nulla, non ha mai fatto niente, Nora. Sì, ma capisci che io in questo momento non posso permettermi un altro impiegato per l'amministrazione. E poi perché è buono a nulla? Tu che cosa ne sai? Senti, Nora, ti racconto una cosa. Sì, dimmi. Ascolta, questa mattina in casa è stato come tutti gli altri giorni. Non si sono accorti di nulla? Di niente. Meno male, meglio. Beh, allora vorrà dire che questa sera... Questa sera? Sì, questa sera. Faremo una grande baldoria. Sì, sarà sensazionale. Sì. Sì. Buongiorno, bambino. Ti sei alzato tardi oggi, eh? No, no, mi sono alzato presto, soltanto che ero di là. Ah. C'è il caffè? Sì, 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 il caffè. Vai all'università oggi? No, non ci andrò. Molto male. E poi guarda che ora ti sei alzato. Tu devi studiare, bambino mio. Non ti ricordi che l'hai promesso alla signora Norita? Aia, ma io ti voglio chiedere due cose. Primo, non darmi consigli, perché di consigli sono pieno fino a qua. Mm. E secondo,
Non chiamarmi più bambino, perché ormai sono già abbastanza vecchio. Ah, no, 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 no. La signora Paolina mi ha detto che io vi devo chiamare bambino e bambina. E per me rimanete sempre piccoli. Amalia, noi siamo cresciuti. È per questo che non vuoi che ti chiami bambino. Ma tu lo sai che ti chiamo così perché ti voglio bene. Scusa, Amalia, perdonami, ma io non so se c'è qualcuno che mi vuole bene in questa casa. Non lo so. Mi porti il caffè di là? Non ti devi offendere, Amalia. Non parlavo per te. Meno male. È che oggi è una brutta giornata. Ha ragione, povero Kik. Questa casa sta andando a rotoli. E poi faremo una festa come quelle di una volta, con una grande orchestra, i violini, molti violini. E tu scenderai le scale come una principessa, al braccio di Francisco. Potremmo fare una bella cerimonia religiosa qui. Che cosa te ne pare? Che stai barando, mia cara? Ah, sì? Quella carta è mia. Ah, non me ne sono resa conto. Bene, torniamo a noi, Paolina. Ah, per favore, smettila di parlare di matrimonio. Te ne prego, Remedios. Ma cara Paolina, non sei l'unica donna che parlando di matrimonio si sente imbarazzata. Perché non sei innamorata di Adolfo? È che tu non capisci, Remedios. Alla mia età, l'amore è una cosa completamente diversa. Ah, sì? Diversa come? Bene, vedi, non è come la prima volta, mi capisci, cara? Ti rendi conto di questo? No. Beh, voglio dire che non è necessario sposarsi per amare un uomo. Oh. Sono stata chiara adesso. Ai miei tempi questo non sarebbe successo. Preferisco non ascoltarti, non voglio più sentire niente, niente. Perché ormai l'onore di questa casa è stato macchiato, già. E adesso bisogna lavarlo. Allora dovremmo comprare un bel po' di detersivi, non vi pare, ragazze mie? Cosa ha detto? Detersivi, lavare, ha detto? No, signor Soriano. La signora Nora è andata con suo marito alla Sierra di Cordova. Sei ancora triste, mi dico. Ancora triste. Ma come puoi concepire che una donna valga più della tua famiglia? Più di tua madre? Come puoi? Ma no, no, no. Ascoltami. Non mi dire niente. Stavi ancora pensando a lei, vero? Già. E per colpa sua hai rotto con Aurora, vero? E ancora per colpa sua Don Lorenzo ci butterà fuori di casa. Ma quando reagirai, Miguel? Miguel, mio mio. Quando tornerai ad essere mio figlio? Quando? Bisogna sgomberare tutto qui, perché tra poco arriveranno i decoratori. E poi la merce bisogna chiuderla negli armadi, altrimenti si sporcherà. E con la vetrina che cosa facciamo? Sì, la vetrina la finisco io. Come vuole. Speriamo che oggi non vengano clienti, perché non potremo servirli. Non mi dica che vuole mandare via i clienti, Elvira. Io... Oh, ecco che arrivano. Buongiorno, signore. Buongiorno. Dovete scusarci, ma stiamo rinnovando il locale. Ma che cambiamento, che bella roba che ho visto. Sì, anche il negozio. Sì, le piace la modella in vetrina. Bene, d'ora in avanti sarà tutto nuovissimo. Ma non le sembrano un po' troppo vistosi per me, questi modelli? Oh, vistosi? Ma no, signora, non mi dica che una signora come lei non metterebbe questa roba. No, assolutamente. Meno male, perché abbiamo dei vestiti molto originali, sa? E poi io credo che noi donne dobbiamo guardarci allo specchio e dire, oggi sono veramente molto bella, non è vero? Sì, ha veramente ragione. Ma sì, Elvira, accompagna le signore. Grazie a voi, arrivederci. Oh.
Senta, mi scusi, signora Nora. Chi deve accompagnare le clienti sono le commesse, non io, che sono la direttrice. Proprio perché lei è la direttrice, deve dare il buon esempio. Si dia da fare, qui bisogna rimboccarsi le maniche senza dare troppa importanza alle gerarchie. Vada pure. Oh, mio Dio, che pazienza. Ha fatto molto bene. La ringrazio. Perché sorride? Si volti e guardi lei stessa. Ah, sì, sono molto carine queste divise. State molto bene, sul serio. Sono molto eleganti. Però, non so, secondo me bisognerebbe ravvivarle con qualche collana, con un po' di bigiotteria. E dovete anche cambiare le pettinature, ragazze. Che cos'ha la mia pettinatura? Ma sembra la cresta di un gallo. Che cosa dici? Oh, e la tua sì, sembra così. Un nido di passeri, Ofelia. No, siete bellissime. Subito. Insomma, volete finirla? Sì, veramente, siete bellissime. Vi dona questa divisa. Crede, signora Nora? Io mi sento tanto... Sì, tanto... anch'io mi sento strana. Ah, non importa, non le dia retta. Che meraviglia. Complimenti. Grazie. Beh, a parte tutti gli altri problemi, qui mi sembra tutto a posto. Però sapessi, mi sento tanto nervosa. Perché con tutte queste spese, con tutta questa confusione, sai. Adesso la cosa più importante è che arrivino i clienti e comprino molta roba. Perché altrimenti davvero non so come farò con la banca. Bene, se hai bisogno di un amico, sai che puoi contare su di me. Un amico disinteressato? Hai la mia parola d'onore. Ma ti sono piaciute le vetrine, belle, allora? Belle. Sì, va bene. Veramente belle. Sì. Sì, va bene, ho capito. Due hamburger, due uova al burro, due birre, un bicchiere di vino bianco e poi caffè. Io non ti dirò che mi sono sposato perché ero giovane, perché non sapevo niente dell'amore e che mia moglie non mi ha mai capito. È chiaro, uno si sposa perché è innamorato. Certo. Ma dopo la nascita del secondo figlio, Juan Carlos, lei è stata male, ha avuto... Che cosa ha avuto? Un grave esaurimento nervoso. Ah, mi dispiace molto, poverina. E quando è successo? 15 anni fa, Rita. 15 anni fa. 15 anni di sofferenze, di ospedali. Il mio matrimonio è finito 15 anni fa. Non era possibile vivere in questo modo. Una vita di litigi, di insulti, di scandali, di crisi isteriche. È stato un inferno. Però... Scusami, ma perché l'hai lasciata in quello stato? Come mai l'hai abbandonato? Io non l'ho abbandonato. Ma tu mi hai detto che hai divorziato. No, è lei che se n'è andata di casa e ha chiesto il divorzio. Io no. Ma se n'è andata così, senza curarsi, così com'era? È che cominciò ad avere un odio ingiustificato per me e per i figli. Come? Anche per i suoi figli? Sì, è ritornata a casa dalla madre. Ed è ancora là. Io non mi sono opposto al divorzio, ormai sai... Allora i tuoi figli vivono con te? Sì. E ti assicuro che questi anni sono stati più duri per loro che non per me. Io potevo sopportare, ero adulto. Ma loro invece sentivano la mancanza di una madre. Certamente. E se le cose stavano come hai detto, sarà stato difficile per loro, vero? Eh sì. Comunque è ora che io mi rifaccia una vita. Però, d'altra parte, penso che non sia facile trovare un'altra donna. Non ti sembra? Per la verità, all'apertura non c'era nessuno, ma verso le 10 sono arrivati in molti. Dovevi vederli, entravano come una grande manifestazione. Va bene, ma non esagerare, sennò Miguel Angel penserà che c'era un trucco. Oh, io non so perché cosa tanta allegria, poi. No, donna Rosa, non ci butti giù il morale, per favore. Io sono realista. Oh, mamma, non preoccuparti, vedrai che tutto si aggiusterà. Ma di cosa parlate? Parliamo di tuo padre e del prossimo sfratto. Ma quale sfratto? Riuscirò a convincere mio padre in 2 minuti. Già, e convincerai anche Aurora? Cosa c'entra Aurora in tutto questo, mamma?
Non ho detto niente. No, tu non dici mai niente, ma fai capire tutto quello che vuoi. È la solita storia. Scusate, ma quella che non capisce sono io. Ecco, vedi, Michelangelo ha rotto con tua sorella. Ebbene, dov'è il dramma? Quante coppie litigano, si separano e tutto finisce lì. No, 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 vedi, questo è un caso diverso. Perché loro erano fidanzati da molto tempo e Miguel non ha mantenuto la parola. Senti, mamma, ho dato la mia parola perché pensavo ad amarla. Ora sono convinto di non amarla. Io non me la sento di far finta di amare una donna in cambio di un negozio. E se non lo sento, non posso comportarmi con lei come vorresti tu. E ora basta, l'argomento è chiuso, chiaro? Michelangelo! L'avete sentito, eh? L'avete sentito? Donna Rosa, ma se lui non l'ama, come può pretendere di obbligarlo a sposare Aurora? Tu stai zitto, a te nessuno ha chiesto niente. Fammi piacere, vai subito in negozio a fare il tuo lavoro. Mamma, perché parli così ad Adrian se non ti sta dicendo altro che la verità? E tu, Isabel, vattene subito in camera tua a studiare e non immischiarti negli affari che non ti riguardano. Scusa, sono anche affari miei, Michelangelo è mio fratello, se non lo sai. Ma è soprattutto mio figlio! E devi ascoltarmi! Rosa, stia tranquilla, su. Tranquilla. Oh, tranquilla, e come faccio? Qui si tratta della felicità della nostra famiglia e per un capriccio. Ma se Michelangelo non è innamorato di Aurora, che cosa ci può fare? Ma è una brava ragazza. Col tempo l'avrebbe amata. Ti prego, Lina, non dire niente di questa discussione a tuo padre, ti prego. No, senta, facciamo così. Sì. Parlo io con mio padre. Le assicuro che io ho molta più influenza di Aurora. E lei smetta di pensare ad Aurora e abbia fiducia in me, signora Rosa. In Alina. Un espresso, due bicchieri di vino, due hamburger e fai in fretta, su. Ehi, Basilio, vieni qua. Senti. Sì, lo so già che cosa vuoi. Vuoi un panino al formaggio e del vino bianco? No, voglio che tu mi faccia gli auguri. Ah sì, perché? È il tuo compleanno oggi? Ah, che compleanno, Basilio? Io sto andando sempre più in alto. Ah sì, ti hanno messo l'ascensore in casa. Ah, che ascensore, Basilio? Io sto parlando sotto metafora. Tu sai cos'è una metafora, no? Certamente, come non lo so. Una metafora è una cosa che cambia in qualche altra cosa. Ma che dici, Basilio? No, quella è una metamorfosi. Vabbè, lasciamo perdere. Portami una cotoletta con patate fritte, va bene? Sì, va bene. Ma guarda un po' quello lì, crede che io non capisca che mi vuol prendere in giro. Ma proprio io, ma guarda un po'. Sì, va. Che bestia, eh. Uno gli spiega e lui niente, è duro. Che cosa mangi? Dimmi, pensi di gustare la tua cotoletta con patate fritte qui a questo tavolo? Sì, perché? Sei vegetariano? No. Sono una ragazza tranquilla, che non disturba nessuno, che è venuta a prendere il tè e ha voglia di stare sola, in pace. Va bene. Vuoi che ti dica una cosa? No, non mi dire niente perché non mi importa. Come sarebbe, no? No. Non te lo immagini neanche. Cosa non mi immagino? Mi hanno promosso. Come ti hanno promosso? Sì. E dimmi un po', chi è stato a fare questa sciocchezza? Nora ha deciso di promuovermi. Aiuto contabile. Tu, aiuto contabile, sì. Ma per favore. E questo non è tutto, io continuerò a salire sempre più su, lo vedrai. E dato che le promozioni bisogna festeggiarle, perché non usciamo questa sera insieme? Eh? Ma tu sei davvero matto. No, ceniamo insieme e poi vediamo, no? Vuoi proprio che ti dica che cosa penso? No, aspetta un attimo. Guardami bene negli occhi. Guardami negli occhi. E perché mai dovrei guardarti negli occhi? Questa sera usciamo insieme. Mi piacerebbe molto. No. Ah, Kike. È tanto che sei arrivato? No, un attimo fa. Io... sono andata a mangiare qualcosa. Siediti. No, stai pure lì. Stai bene alla scrivania. Ti dona, sai? Sei stato all'università? No, non ne avevo voglia. Perché? Non ne avevo voglia. Secondo te io dovrei sempre aver voglia di fare tutto. No, ascolta una cosa, Kike. A volte anche a me succede di non aver voglia di fare un bel niente. Ci sono cose nella vita che spesso non si ha voglia di fare e si fanno lo stesso, brava, mi capisci? Forse tu, ma io no, non sono un robot io. Nemmeno io sono un robot. Ma non smetto di lavorare solo perché non ne ho voglia.
È meglio che rimanere a letto a far niente, no? In questo modo non si risolvono i problemi. Ma per un giorno, per un giorno. Sì, sì, per un giorno, un giorno. Tu sei matto. Salve, come va? Ciao. Bene. Oh, ma che brutta faccia hai oggi. Sì, ho una brutta faccia. Allora vuoi pubblicarlo sul giornale? Va bene, non ricominciamo come al solito. Non cominciate a litigare, ragazzi. Ma io non litigo, è che tutti ce l'hanno con me. Adesso sono scocciato, sono di cattivo umore. Che c'è di male? Io non credevo che fosse così grave. Che matto mio fratello. Dobbiamo capirlo. Marina, vallo a chiamare, è meglio se glielo diciamo. No, è una sorpresa, no. Ma non lo vedi come sta male? Meglio, perché no? Meglio. Così capirà chi gli vuole bene e chi no. Soffrirà per un po', ma poi gli passerà. Sì, sì, ma brava, vorrei proprio vedere te al suo posto, Marina. Senti, mi vuoi dire che ci facevi al bar di Basilio in compagnia di Juan Carlos? Niente. È pazzo di me. E a te lui piace? Juan Carlos? Non posso vederlo. E poi è un impiegato, un magazziniere. Che si trovi una giusta per lui. Io non ti ho chiesto se Juan Carlos ti piace come uomo, ma che ne pensi di lui come persona? Avanti, rispondi. Perché? A te non piace? Non hai fiducia in lui? No, io no. Elvira, insomma, si può sapere che cos'hai? Ah, lo vuoi proprio sapere? Senti un po', mi trascini per un braccio, mi porti in magazzino con questa bella faccia da funerale. Voglio sapere che cos'hai. È la seconda volta che ti vedo parlare con quella Marina nel bar di Basilio. E vabbè, che c'è di male in questo? Ah, non c'è niente di male. Senti, Juan Carlos, a me non va di essere presa in giro, capito? Sei gelosa, eh? No, io non sono gelosa. Ma non capisco il tuo comportamento. Perché da quando se n'è andato Don Francisco non esci più con me, mi eviti continuamente. Io non so proprio dove vuoi arrivare. Va bene, sentiamo, avrai un'idea, no? E allora dilla, forza. Vuoi conquistare la figlia di Don Francisco e metterti a posto, giusto? Va bene, allora ciao, eh? Juan Carlos, vieni qua. Senti una cosa, abbassa la voce. Te l'ho già detto altre volte. Sono stanco delle tue scenate, sai? D'ora in poi mi comporto come mi pare e piace. Vieni qui, Juan Carlos, non puoi parlarmi in questo modo. Come sempre, anche questa volta arriverò tardi a casa, Giorgio. Ma no, solo pochi minuti. Va bene, va bene. Cameriere, che cosa prendiamo? Un whisky, un caffè? È meglio un whisky, eh? Whisky? No, whisky no, voglio ubriacarmi. Ma no, figurati, no. Figurati whisky, se no. Voglio ubriacarti. Va bene. Che cosa guardi? Ciao, papà. Ciao, cara, cosa fai qui? Sono con un'amica, e tu? Io tengo la contabilità del negozio qui vicino. Ah, sì? In questo bar? Ho trovato. Gladys! 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 Gladys, ho capito, ora so. Basilio non mi serve più. Lui può aiutarmi, sì, però io ho avuto un'idea migliore, Gladys. Dimmi una cosa, Francisco, tu non puoi startene tranquillo un momento, no? La vuoi smettere di pensare a chi devi sorvegliare, a chi devi spaventare, non puoi? No. Gladys, che ne diresti se ti dicessi che fai parte dei miei piani? Sentiamo, Francisco, racconta. Quali sono i tuoi piani? Tu sei con me, no? Tu sei dalla parte di Francisco. Francisco, l'unica cosa che voglio è che non ti succeda niente. Quindi tu sei dalla parte di Francisco, tu non sei una traditrice. O sei una traditrice? Dimmi una cosa, non ti sto seguendo in tutto, forse? Bene. Allora, ascoltami. Andrai a chiedere lavoro al negozio. Cosa? Non ti sembra un'idea sensazionale, eh? Metterti proprio in prima linea. Così saprò tutto quanto succede al negozio. Tutto. Ma che cosa dici? Tu sei pazzo, Francisco, pazzo. Perché? Che cosa c'è che non va? Figurati. Io andare a fare l'impiegata in un negozio. Ma ti sta dando di volta il cervello. Ma Gladys, tu non puoi dirmi di no. Io devo sorvegliarli, no? E per questo ho bisogno di qualcuno che mi racconti tutto quello che succede al negozio. Io ho fiducia soltanto in te, Gladys. Soltanto in te. Senti, io ti ringrazio molto per la fiducia, ma impiegarmi in un negozio, no, non lo farò.
E provato la dulzura della miel y he calentado mi cuerpo al abrigo de una hoguera. He conocido la grandeza del mar, pero nada contigo. Ciao. Ciao. Come stai? Sono venuta a vedere se hai bisogno di qualcosa. No, no, grazie. Non ho bisogno di niente. Andiamo a camminare un po', Miguel. A prendere un po' d'aria. No, adesso no. Magari un po' più tardi. No, adesso. Andiamo, coraggio, su col morale. Cos'è quella faccia? Guarda, ti porterò in un posto fantastico. E dove mi vuoi portare? In una grotta, forse? No, Cima, figurati se ti porto in una grotta. No, ti porterò in un posto dove potrai ritornare ogni volta che vorrai. Cosa sono questi misteri? No, non c'è nessun mistero, ti assicuro. Alina sta per farti una bella sorpresa. Non hai fiducia in Alina? Sì. Sì? Bene, allora andiamo. Qui c'è il suo giubbotto, signore. Andiamo, pigrone. Io pensavo che non ce l'avrebbe fatta, invece lavora. Oh, eccola qua, la mia bambina. Questa settimana ha lavorato più di sua madre in tutta la vita. Guarda chi c'è. Come va? Hai visto che bei fiori? Sì. Io mi sono detta che gentilezza per la mammina, invece non erano per la mammina. Ah, molte grazie, Giulio. Come stai? Bene. Ero da queste parti. Ma è successo qualcosa? No. Niente. E come mai sei qui? Sei già stato in negozio? Eh? Sì, però ha visto questi fiori, li ha comperati e li ha portati. Grazie, sono molto ecco belli. Ecco, per l'inizio vado a sistemarli. Sì, grazie, mamma. Siediti, Giulio. A te non sembra che abbiamo parlato abbastanza? Ci siamo già detti tutto, Giulio. Sì, lo so bene, ma cosa c'entra? Ho visto quei fiori e li ho portati. È un problema? No, non c'è niente di male. Ma allora, visto che sei qui, ne approfitto per farti una domanda. Vorrei sapere come sta adesso Francisco. È a Cordova. Si sta curando l'esaurimento. Mm. E quando ritorna? Non lo so. Perché? Hai paura? No, Giulio, ma non lo so, mi sembra talmente strano il comportamento di Francisco che... No, anzi, io desidero molto che lui ritorni perché vorrei parlargli delle mie decisioni. Il divorzio? No, non ancora il divorzio, soltanto una separazione. Ma per fare questo bisogna aver preso una decisione. Certo. E tu l'hai presa? Sì, ne ho prese molte decisioni. E voglio portarle a termine tutte quante, sai... Ma quella più importante adesso è la separazione, in attesa del divorzio, che spero lui mi conceda. Anche se, veramente, ci sono tante altre cose. Tanti di quei problemi da risolvere. Aiutare Kike e Marina, pensare al negozio, alla casa. Fare sempre progetti per risollevare la nostra situazione. Ma soprattutto io non voglio più essere aiutata. Per me la cosa più importante adesso è fare tutto da sola, Giulio. Pensi che sia solo questo? Sei sicura? Ma certo che ne sono sicura. E poi vedi, ecco, Francisco ha avuto un ruolo veramente fondamentale nella mia vita. E questo non posso ignorarlo. Ma devo trovare il coraggio di affrontarlo, capisci? E se per caso dovesse minacciarti? Io non ho più paura, Giulio. Anzi, vorrei che ritornasse al più presto. Non ho paura di vedermelo davanti all'improvviso, perché so che devo affrontarlo, devo spiegarmi e capire come mai il nostro matrimonio non è funzionato, insomma capire perché sono successe tutte queste cose. È l'unico modo questo per me di tirare avanti. D'accordo. Se mi dovesse chiamare, gli dirò che vuoi parlargli. Ti va bene? Sì. Ti ringrazio, Giulio. Allora dimmi... Che te ne pare di questo appartamento? Sì, lo so, mi direi che è molto piccolo. Hai ragione, è arredato modestamente, però sai com'è. Ma è tuo.
Ah ah, il signore Bruno ha indovinato. Ha vinto una bambolina. Siediti. Grazie. Sì, è vero, è mio. E io qui dentro faccio tutto quello che voglio. Rido. Piango. Sarà piccolo, ma io ci sono affezionata. Io sto molto bene qua. Alina, vuoi che ti dica quello che onestamente penso e sento? Sì. Io ti invidio. Ti invidio, sì. Però voglio che tu... che tu mi capisca. Certo, Miguel, capisco quello che vuoi dire. Ma come ogni cosa, ha avuto un suo prezzo. Qui... qui ho passato tanti giorni e tanti momenti non belli. Capisco. Hai diviso il tuo appartamento con tuo marito. Uh-huh. Come si chiama? Alessandro? Sì, sì. Sono stata una delle poche ragazze del paese che non ha sposato uno del posto. Però l'ho fatto nella chiesa, sai, quella nella piazza. E ho fatto la festa in un grande albergo. Sei venuto al ricevimento? No, 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 non c'ero io. Ah, allora. È stata una festa bellissima, fantastica. Peccato che appena finita è cominciato il matrimonio. È andato così male il tuo matrimonio che non l'avete potuto salvare, vero? Sentimi bene, Miguel Ange. Che si può fare con un uomo che non lavora? Che va all'ippodromo tutti i santi giorni e torna alle 3 di notte ubriaco fradicio. E tra le altre cose ti è anche infedele. Io ho sofferto, sì. Sì, ho sofferto molto. Perché mi ero sposata credendo in quelle famose frasi, sai, quelle che... quelle che ti dicono in chiesa per tutta la vita, finché la morte non vi separi, nella gioia come nella tristezza e nella salute come malattia. Parole. Parole, solo parole. Bugie, sono tutte bugie. Cosa potevo fare? Cosa può fare una donna da sola se non si è in due a desiderare, ad avere gli stessi obiettivi? Se uno dei due si comporta male, va tutto a catafascio. Certo, capisco. Capisco perfettamente. Beh, io non sapevo come fosse andata e quindi non posso far altro che essere solidale con te. Certamente ho sofferto molto. Ma ho fatto buon viso a cattivo gioco. Ho imparato a vivere sola, sai. Faccio quello che voglio. Non dipendo da nessuno. Vivo la mia vita come mi pare. Rido. Sto sola se ne ho voglia. Se mi serve so anche farmi coraggio. Ma qui finalmente sono felice. Ti voglio fare una domanda. E voglio che tu mi risponda sinceramente. A te piacerebbe che questo posto diventasse anche per te un rifugio? Potresti venire qui ogni volta che ne avrai voglia. Qui nessuno ti disturberebbe. Qui puoi fare tutto quello che vuoi. Che ne dici? Ma Gladys, è solo un favore che ti chiedo, un favore che ti pagherò. Tu non dovrai lavorare gratis. Francisco non deve niente. Francisco non deve ricambiare favori a nessuno. Francisco, cosa credi che io possa scoprire se vado a lavorare nel tuo negozio? Questo è assurdo. Ma non è assurdo! Io sono sicuro che mentre io non ci sono, tutti quanti mi stanno tradendo. Oh. Sì, ma non la mia bambina, non la mia Nurita. Per questo io voglio che tu la segua, capisci? E così io tutti i giorni saprò quello che fa la mia bimba. No, la tua bimba. Finiscila con la tua bimba, Francisco. È la mia bimba, mia moglie, è mia! Cosa fai, esci? Ma non puoi uscire se ti vede la polizia. Come mi piace che tu ti preoccupi per me. Però io adesso devo uscire. Devo andare a controllare. Voglio dare un'occhiata.